Anticipazioni uomini e donne, Gemma cacciata via da Maria De Filippi? Vinzudien. Uomini e donne anticipazioni, per Gemma è arrivata l'ora di lasciare la trasmissione? Cancelletto Gemma Galgani ai ferri corti con Maria De Filippi, video? Potrebbe essere cacciata dallo studio di Cancelletto Uomini e Donne? E questa è la domanda che in tantissimi si stanno ponendo sul web e sui social dopo che da un paio di giorni non si fa altro che parlare di un possibile allontanamento della dama torinese dal programma di Canale 5 dove ormai è una delle protagoniste da ben 7 anni. Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà per davvero l'addio di Gemma Galgani oppure no? Gemma Galgani sarà cacciata da Uomini e Donne per volere della De Filippi? Come vi dicevamo, la notizia secondo la quale Maria De Filippi caccia Gemma da Uomini e Donne sta circolando con grande insistenza in queste ultime ore sul web e sui social, ma a quanto pare non troverebbe conferma da parte degli ambienti della trasmissione di Canale 5. In primis perché Gemma ad oggi continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del talk show dal punto di vista degli ascolti. Dati alla mano, le puntate di Uomini e Donne Over, soprattutto quelle dedicate al racconto delle vicende amorose di Gemma Galgani, sono le più seguite in assoluto dal pubblico con una media di oltre 3 milioni di spettatori a settimana e uno share che oscilla tra il 22 e il 24. Anche l'appuntamento di ieri pomeriggio ha superato il fatidico muro del 3 milioni di affezionati con uno share che ha toccato il 27. Ecco la verità su Gemma Galgani. Insomma, sembrerebbe piuttosto difficile pensare che Maria De Filippi si lascia scappare l'asso d'oro, video, della sua trasmissione pomeridiana, in grado di assicurare a Uomini e Donne degli ascolti molto positivi. Tra l'altro in queste ultime settimane la dama torinese è stata ancora di più al centro del programma per la sua dichiarazione d'amore del tutto inaspettata nei confronti di Giorgio Manetti, il cavaliere di cui si è innamorata un po' di tempo fa ma che ancora non ha dimenticato del tutto. Inoltre possiamo anticiparvi che sono state registrate già le prime puntate di Uomini e Donne Trono Over che vedremo in onda a partire dal mese di gennaio 2018 e possiamo svelarvi che Gemma ci sarà. La dama, quindi, difficilmente lascerà la sua seduta nel dating show di Maria De Filippi, anche se ormai a distanza di anni non ha trovato ancora la sua anima gemella e di questo passo sembrerebbe piuttosto difficile pensare che possa trovarlo. A meno che Gior non la sorprenda.